Si dice, anche perché lo dice lui stesso, che una delle ragioni principali per cui Galileo si trasferì da Padova a Firenze, probabilmente con suo danno, consiste nel fatto che gli fu offerta la qualifica di filosofo primario del Granduca di Toscana. E questa è una testimonianza del fatto che al tempo di Galileo, effettivamente filosofia e scienza sono due discipline interconnesse. Difficile ancora scorgere a quel momento i confini dell'una e i confini dell'altra. C'è anche un nome per questa interconnessione. In effetti Galileo si chiama ancora un filosofo naturale, ed è non soltanto Galileo un filosofo naturale, ma sono altri importanti scienziati del tempo, come Cartesio, come Keplero, come Newton, che appunto scrive un'opera fondamentale che già dal titolo stesso fa menzione della filosofia naturale, Philosophiae Naturalis e Principia Mathematica. La specializzazione, cioè la distinzione tra la filosofia come disciplina autonoma e la scienza, in particolare la fisica, è successiva, di alcune generazioni successive. Direi che verso la metà del Settecento, comunque nella generazione successiva a Newton, i filosofi si specializzano su due tipi di problemi. Il primo è quello che possiamo chiamare i problemi dei fondamenti, e il secondo riguarda i problemi invece del metodo. Quali sono i problemi dei fondamenti? Qui si può fare un nome per tutti e per indicare la caratteristica tipica di queste questioni, il nome di Kant. Kant parte da una questione fondamentale, in primo luogo dal riconoscimento di fatto che c'è una scienza, c'è una fisica, che produce conoscenza, che progredisce, che ha un metodo, che consente continue acquisizioni. E la sua domanda fondamentale è questa: come è possibile una fisica come scienza? L'altra invece problematica è diversa. Anche qui si parte dalla medesima constatazione di fatto, cioè si riconosce che vi è una disciplina scientifica consolidata che consente di acquisire molte conoscenze, e ci si chiede però non più del come sia possibile, cioè quali sono i fondamenti sotto cui quella conoscenza è possibile, ma ci si chiede piuttosto come avviene, come funziona. Questa è la questione del metodo, è la questione metodologica. Direi che all'inizio la riflessione filosofica è più strettamente orientata verso il primo problema, cioè il problema dei fondamenti, e che successivamente invece nella storia della filosofia si fa strada l'altro problema, cioè il problema del metodo, fino al punto che in epoca più recente il problema del metodo è diventato il problema primario, il problema fondamentale della riflessione filosofica nei confronti della scienza. Sì, io penso che il problema del metodo sia stato uno dei punti forti della riflessione filosofica sulla scienza e dentro la scienza, nel senso che uno scienziato nel passato più di una volta si è posto un problema di metodo. Le chiamavano forse regole del filosofare, regole filosofandi, come fa Isacco Newton appunto nei Principia, che Pera richiamava prima. Regole ad directionem ingenii, regole per dirigere la comprensione umana, insomma, come faceva Cartesio. E anche Cartesio era da una parte un filosofo, ma dall'altra uno scienziato, tra l'altro un matematico di grandissimo valore e portatore di idee estremamente innovative nel campo della geometria. Questo doppio operare dentro la scienza e sulla scienza è un tratto che ritroviamo anche in epoche più recenti. Per esempio, in molti dei filosofi della scienza inglesi dell'Ottocento, non so, Whewell, per esempio William Whewell o John Stuart Mill, tanto per fare due dei nomi più prestigiosi, l'interesse è duplice: di scienziato praticante o di docente di scienza, e nello stesso tempo di filosofo. Anche perché il termine scienziato non c'è ancora, non esiste. Il termine scienziato è un'invenzione di Whewell, scientist,
e viene adottato nell'Inghilterra dell'Ottocento con qualche perplessità, perché dopo tutto suona male, sembra un calco su artist, artista, ma anche tecnico, o peggio ancora su atheist, quindi ateo, qualcosa di molto sgradevole in una cultura che faceva un punto d'onore nel mescolare problemi teologici con problemi scientifici. Ecco, cosa c'è di filo rosso che sottende tutto questo importantissimo, diciamo così, rivolgimento interno alla scienza, all'impresa scientifica? C'è, secondo me, la convinzione che è stata conquistata con la rivoluzione scientifica del Seicento di aver trovato la via giusta per arrivare alla verità. Alla verità si può arrivare in mille modi, si può arrivare anche per caso, per felice combinazione di errori, per intuizione, per l'ispirazione divina, per migliaia di strade. Ma quello che sembra contraddistinguere l'impresa scientifica è che ci sono delle strade particolarmente sicure ed esenti da errore, che sono appunto le strade del metodo scientifico. Nel 1748, quando viene pubblicato postumo il volume di Colin McLaurin, un matematico scozzese, grande matematico scozzese, che intitola questo volume L'Account of the Philosophical Discovery of Sir Isaac Newton, cioè rendiconto delle scoperte filosofiche di Newton. Le scoperte filosofiche riguardano, guarda caso, astronomia, meccanica, matematica e via discorrendo. Ma viene premessa all'esposizione di queste scoperte filosofiche, cioè di filosofia della natura, cioè noi diremmo scientifiche, una difesa del metodo. Perché la filosofia di Newton è diversa dalle filosofie continentali dove dominano errore o ateismo, o dalle filosofie degli antichi? Perché questa filosofia riesce a combinare in un modo, diciamo, standard, esemplare, osservazione empirica e matematica. Cioè riesce a veramente a servirsi di un metodo. E il metodo è quello di cui Bacone è stato l'araldo, di cui John Locke è stato il più grande teorizzatore filosofico e di cui naturalmente Newton è il principale esecutore. Ecco, questa immagine filosofica è stata potentissima nella cultura europea, non soltanto nella cultura di lingua inglese, tant'è vero che è filtrata nella cultura europea attraverso l'illuminismo, ed è diventato un po' l'immagine standard dell'impresa scientifica. Quando, Hegel all'inizio dell'Ottocento polemizza contro il modo di pensare inglese, in realtà polemizza contro questa idea, contro questa costruzione filosofica estremamente prestigiosa che cela una convinzione profonda, cioè che ci siano delle garanzie procedurali, va bene, che ci permettano di arrivare con sicurezza alla verità, di trovare la verità. Ecco, poi questo ideale, che è ancora forte per esempio in un John Stuart Mill, è piuttosto indebolito per molte ragioni, e poi magari discuteremo di queste ragioni, nella seconda metà dell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Forse per il fatto che il sistema che è considerato non un sistema di un filosofo, ma il sistema del mondo per eccellenza, cioè la fisica newtoniana, per molti versi è sentita superata in forza delle conquiste, dei progressi della scienza stessa. Ecco allora che la scienza stessa conosce cambiamenti, mutamenti concettuali, rivolgimenti. La grande rivoluzione scientifica del Novecento, tanto per dire, in fisica, in biologia, in chimica. Ecco allora la necessità di rivedere anche tutta una serie di idee generali sul metodo, con una interessante e magari un po' paradossale conclusione, che il metodo non è più tanto come nei classici della rivoluzione scientifica del Seicento la via per arrivare alla verità, ma è piuttosto, direi così, la via con la quale noi ci accertiamo che siamo arrivati alla verità. Sì, effettivamente, per riprendere quello che tu dicevi, e anche per riprendere la distinzione tra problemi di fondamento e problemi di metodo, una delle risposte che veniva data, che fu data, e ricito di nuovo ancora il nome di Kant, ai problemi del fondamento, del come è possibile, una delle risposte era proprio: la scienza è possibile grazie al suo metodo. E questo aveva una implicazione doppia. Da un lato
la riflessione metodologica doveva servire per capire il funzionamento della scienza, del perché la scienza arriva alla verità, del come arriva alla verità, del come corregge le sue opinioni. Dall'altro lato, la riflessione metodologica aveva un altro compito, quello di identificare quali sono i limiti della scienza per poter delimitare ciò che è scientifico e ciò che legittimamente cade nell'ambito scientifico e ciò che invece non può essere trattato more scientifico e quindi che è o filosofico o teologico o morale e così via. Cioè fin dall'inizio, anche se manca la terminologia adatta, che è una terminologia moderna, si vede che la riflessione metodologica è orientata verso uno scopo principale, tracciare un criterio di demarcazione tra ciò che è scienza e ciò che non lo è. Sia per decretare importante soltanto ciò che è scienza, sia per salvare, anzi, ciò che non è scienza dalle mire espansionistiche della scienza. In epoca moderna, dicevo, quando appunto nasce questa terminologia, criterio di demarcazione, che è una terminologia popperiana, anche se il problema non è un problema di Popper, si vede che, ad esempio, nel membro del Circolo di Vienna, la ricerca del criterio di demarcazione serve per esaltare la conoscenza scientifica e al tempo stesso per svilire ciò che sta al di là della conoscenza scientifica. Questo problema è diventato sempre più importante, direi, negli ultimi tempi. Ed è arrivato ad un stadio di saturazione fino a entrare in crisi. Cioè la ricerca ossessiva del metodo, del capire quali sono le regole che presiedono al gioco della scienza, ha fatto sì che si siano scoperte, o che si siano arrivate a certe scoperte, che erano assai deludenti dal punto di vista di coloro che perseguivano questa ricerca. Cioè si è ritenuto fin dall'inizio che se la scienza non avesse un metodo, allora la scienza precipiterebbe in tutto ciò che sta al di là di esso e quindi che è privo di senso. Ma aver ritenuto questo ha comportato che quando si è scoperto che il metodo scientifico è molto più mitico di quello che i filosofi ritenevano, è entrata in crisi l'immagine stessa della scienza. Cioè era come se si fosse scoperto che ad un certo punto che il re è nudo, che la scienza che si ammantava di questo suo abito nobile, venerabile, antico, il metodo, come se la scienza fosse priva di vesti e quindi non avesse il fondamento stesso della sua autorità. Il primo punto, a mio avviso, che mette in discussione, che mette in crisi l'idea di un metodo, riguarda la scoperta delle cosiddette teorie equivalenti. Cioè ci sono alcune controversie scientifiche in cui si hanno due teorie, le quali riescono ugualmente bene a spiegare il medesimo insieme di fenomeni e per le quali non si riesce a trovare un esperimento cruciale, nel senso che nessun esperimento o nessuna esperienza che sia spiegata da una teoria non è spiegata anche dall'altra. Questo può accadere con teorie in linea di principio oppure può accadere in un certo periodo di tempo. Per citare un esempio, per un po' di tempo la teoria della relatività generale, scusate, la teoria della relatività ristretta e la teoria della contrazione di Lorentz sono due teorie equivalenti, nel senso che hanno anche il medesimo formalismo matematico ma divergono nella interpretazione e per le quali non si riesce a trovare all'inizio un'esperienza cruciale. Il problema che si pone è questo allora: come si fa la scelta? Sulla base di che cosa si sceglie l'una teoria anziché l'altra, se le due teorie sono osservativamente equivalenti? Il metodo, l'idea tradizionale di metodo, da Cartesio e da Galileo soprattutto in poi, dice che la scienza si basa sulle sensate esperienze, sulle necessarie dimostrazioni. Ma laddove le sensate esperienze e le necessarie dimostrazioni sono insufficienti, nel senso che parlano tanto a favore dell'una teoria quanto a favore dell'altra, su che cosa si decide?
Qui il metodo, evidentemente il metodo tradizionale e qualunque altro metodo che sia basato su una bilancia dei vantaggi o degli svantaggi empirici, non sorregge più. E poi credo che c'è un altro punto, mi pare, su cui tu possa concordare, cioè che se ci si è accorti che in alcuni casi, casi importanti, di cambiamento teorico, il cambiamento da una teoria ad un'altra implica anche alcuni cambiamenti, a volte cambiamenti importanti, del metodo. Cioè alcune regole o alcuni criteri sulla base delle quali si ritiene che una teoria è migliore di un'altra, quando cambiano le teorie anch'essi cambiano. È una tesi delle varianze, non so se sei d'accordo. Sì, io ho la sensazione che quello che tu dici sia un fatto che si è fortemente verificato, e non in una volta sola, nella storia dell'impresa scientifica, in alcuni dei momenti più eroici dell'impresa scientifica. Io sono dell'idea che questi due fatti che Pera segnalava sono estremamente importanti, perché sono caratteristiche che si ritrovano anche in momenti eroici dell'impresa scientifica, cioè in momenti altamente creativi. Cioè proprio in quegli episodi che hanno dato poi alla scienza quel prestigio, quella sicurezza e quel valore paradigmatico di razionalità che universalmente le viene riconosciuto. Prendiamo per esempio la polemica di Galileo Galilei contro i suoi avversari aristotelici a proposito della conoscenza fisica, polemica che si dispiega per esempio nei famosi discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze e anche altrove, ovviamente. Ecco, qui c'è senza dubbio non soltanto un cambiamento profondo nelle tecniche di indagine utilizzate, ma c'è anche un cambiamento di regole metodologiche. Senza dubbio alcune enfasi di Galileo sopra l'importanza della matematica, sul diffalcare gli impedimenti dell'esperienza, cioè eliminare alcune cause di perturbazione nel fenomeno che non permetterebbero di applicare in maniera elegante, semplice e rapida quel dato schema matematico, per esempio, e un certo modo di interpretare l'esperienza. Questi sono tutti elementi che alcuni aristotelici di stretta osservanza non avrebbero accettato o non avrebbero dato, diciamo così, come pacifico, come Galileo o i suoi portavoce nei discorsi sostengono. Ancora, quando c'è una polemica sull'azione a distanza tra Newton e i suoi seguaci, e da una parte in Inghilterra e dall'altra parte sul continente ci sono dei cartesiani o dei post-cartesiani, come in un qualche senso Huygens o Leibniz o altri grandi rappresentanti della cultura scientifico-filosofica del continente europeo, a proposito appunto dell'azione a distanza, la gravitazione di Newton è una forza che agisce a distanza e immediatamente, quindi una forza di carattere tipicamente globale, non locale, e quando c'è questo grande dibattito, senza dubbio, da parte dei cartesiani più o meno ortodossi, c'è una certa resistenza psicologica ad accettare l'azione a distanza, cioè una interazione non locale e immediata. Ecco, allora vediamo che in tutti questi casi, a vari livelli, conoscenza matematica, matematica applicate, matematiche miste, fisica e via discorrendo, ecco, vediamo che quello che è vizio metodologico per una parte è virtù metodologica per l'altra parte. Non crediamo che queste questioni però si situino soltanto nelle origini dell'impresa scientifica, cioè nel momento eroico, nel momento della genesi di una disciplina. Secondo me si ritrovano ancora oggi molte dispute attuali, per esempio vitalismo contro riduzionismo in biologia, secondo me sono dispute che coinvolgono questioni di metodo, nel senso che Pera citava prima, questioni di cosmologie, nel senso che dicevo, cioè di grossi presupposti su quello che è ammissibile e quello che non è ammissibile, e via discorrendo. E questo secondo me oppone per esempio appunto biologi vitalisti contro biologi riduzionisti, oppure diverse scuole in economia per esempio, oppure addirittura in scienze sociali, individualisti metodologici contro listi nella struttura, nell'analisi della struttura della società. Ecco, qui sono tutte questioni in cui l'elemento di metodo non è l'arbitro imparziale, è lui stesso messo in discussione. Ecco, a me sembra che si abbia qualcosa come un circolo, che può essere virtuoso o vizioso a seconda dei casi. Un certo metodo sembra portare i successi, quindi è un buon metodo.
Ecco che quindi i successi giustificano a posteriori il metodo. Ma perché abbiamo seguito proprio quella procedura e non certe altre? E con cosa decidiamo che un dato risultato è un successo di quel programma o no, se non in base a considerazioni ancora di metodo? Quindi metodo e, diciamo, sviluppo concreto della ricerca si sostengono vicendevolmente. Ecco. Sì, del resto, per riprendere quello che stavi dicendo, ci sono dei casi in cui si può veramente mostrare come gli stessi scienziati che hanno teorizzato sulla idea di metodo e che hanno assunto l'idea di metodo come tipica della conoscenza scientifica, cioè che hanno assunto il metodo come la bilancia per stabilire i torti e le ragioni. La bilancia è una metafora di Leibniz, la bilancia delle prove. Ci sono dei casi in cui gli stessi scienziati si sono accorti dei limiti intrinseci a questa bilancia, cioè la sua incapacità di pesare effettivamente e precisamente le prove. Proprio il caso di Galileo che tu citavi. Galileo è il teorico delle sensate esperienze e delle necessarie dimostrazioni, il che vorrebbe dire che, a suo avviso, le dispute scientifiche, quindi i torti e le ragioni nell'ambito scientifico, si decidono tutte quanti sulla base di esperimenti, le sensate esperienze, osservazioni e calcoli, matematica. Ma proprio Galileo si doveva rendere conto, credo che si rese anche conto, che questo solo strumento non bastava. C'è un'affermazione importante, direi interessante, di Galileo, il quale ad un certo punto confronta i due sistemi, il tolemaico, aristotelico-tolemaico e il copernicano, ritiene ovviamente che il copernicano abbia tanti vantaggi, vantaggi empirici, vantaggi osservativi della sua parte, ma tuttavia ad un certo punto afferma che quand'anche le osservazioni tornassero a capello, sono più o meno queste le parole di Galileo, cioè vuol dire quando anche le due teorie spiegassero ugualmente bene gli stessi fenomeni, sarebbe preferibile la copernicana alla tolemaica, perché la copernicana è più semplice. E per far capire come è più semplice usa una battuta, sarebbe come se un individuo montasse sulla cima di un campanile, su una cupola, lo dice, e chiedesse, anziché di lui per osservare il panorama, anziché lui girare la testa, che il panorama gli venga fatto girare attorno. Dunque, la teoria copernicana è più semplice. Allora vuol dire che per scegliere le due teorie, quando anche fossero equivalenti dal punto di vista empirico, per scegliere tra l'una e l'altra teoria, ciò che sarebbe determinante sarebbe una considerazione di semplicità. Ma qui si vede che c'è una vera e propria escalation delle prove. Osservazione, esperimento reale, esperimento mentale, considerazione di semplicità. Quando si introducono però considerazioni di semplicità, si entra su un terreno che è minato, cioè il terreno della metafisica a cui tu prima facevi riferimento. Perché la teoria più semplice? Si dovrebbe scegliere la teoria più semplice supponendo che la natura sia creata semplice. E allora ci vuole una fede metafisica, una fede teologica, una fede in un Dio che abbia creato la natura in un linguaggio che sia comprensibile, appunto come Galileo riteneva. E questa è una fede importante, è una fede che ritroviamo in molti scienziati. Ad esempio ancora Einstein diceva che non ciò che è semplice è necessariamente fisicamente vero, ma certo ciò che è vero fisicamente è semplice. Questo vuol dire allora che in questa bilancia delle prove non entrano più soltanto le considerazioni di carattere empirico, osservativo, sperimentale, ma entrano anche delle considerazioni di carattere metafisico, filosofico, teologico, che sono anche queste che poi pesano, e pesano in modo determinante nello stabilire quale tra due teorie in competizione accettare. Io ho la sensazione che questo continuo slittamento della nozione di metodo provochi una doppia conseguenza. Da una parte, il metodo diventa qualche cosa di sempre più elusivo e di meno definibile. D'altra parte, se è vero che il concetto di metodo si presenta come una famiglia di concetti, più che un concetto univoco, è, come tu dicevi prima, molto più arricchito, si rischia di nuovo però che nel metodo ci finisca dentro tutto. Voglio dire, ecco, prendiamo il caso di Popper, che mi sembra un caso abbastanza interessante. Popper sostiene che il metodo non esiste, cioè sostiene che quando faceva lezione di metodologia, la prima cosa che insegna è che il metodo non c'è. Sorpresa tra gli studenti, come un docente di metodologia ci dice che l'oggetto della propria disciplina non è un falso, non c'è. Poi si capisce subito com'è il gioco.
non esiste un metodo per trovare la verità, non è questa l'induzione, cioè il passaggio da leggi generali da fatti particolari, perché questo presuppone l'uniformità della natura che a sua volta potrebbe essere controllata e sancita solo induttivamente, quindi un nuovo circolo vizioso. Non c'è nemmeno però un metodo di verifica delle teorie già date, come potevano pretendere almeno in una certa fase i neopositivisti. Non c'è nemmeno un metodo che ci renda più certi o più probabili le nostre congetture e ipotesi, però c'è un metodo come discussione critica tesa a eliminare gli errori teorici e a falsificare le nostre congetture. Questo è molto bene, quindi sembrerebbe che un metodo in questo modo ci sia. Poi dopo però si scopre che gli scienziati non si comportano come Popper pretende, almeno che in molti casi gli scienziati difendono con ostinazione quei principi che avrebbero dovuto formulare in modo che fossero falsificabili e che avrebbero dovuto di fatto cercare di falsificare. Invece questo non si verifica sempre. E si scopre che nel cuore dell'impresa scientifica nemmeno la discussione razionale intesa come critica è qualcosa che copre tutti quanti gli atteggiamenti possibili. Ecco, allora io mi domando se in questo modo non si va a una tautologia, cioè a dire, beh, allora la razionalità scientifica è semplicemente quello che gli scienziati fanno. Dopodiché siamo alle solite, voglio dire. Possiamo estrarre da quello che gli scienziati fanno tutta una serie di norme, di precetti, eccetera, di canoni. Salvo poi dire però, ma perché proprio di questi scienziati e non di altri? Perché proprio degli scienziati e non dei teologi, per esempio? O non quei settori dove il termine scienza è usato in modo estremamente polemico o settario? Non so, pensa alle polemiche, è o no il marxismo, la teoria scientifica, è o no la psicanalisi qualcosa di scientifico? Cioè, mi sembra che in questo modo il problema del metodo finisca col dissolversi e col lasciarci con molto poco, insomma, come filosofi della scienza. È singolare, in un certo senso anche drammatico dal punto di vista filosofico, che ci ritroviamo oggi a risollevare una domanda che era stata sollevata per la prima volta 2000 anni fa e che si pensava essere definitivamente risolta con l'idea di metodo. È la domanda di Platone. Il santo è santo perché piace agli dèi o piace agli dèi perché è santo? E questa volta, nella terminologia moderna, come tu dicevi, la scienza è razionale perché è scienza o perché scienza è razionale? In altri termini, qualcosa è razionale perché lo fanno gli scienziati o perché è razionale lo fanno gli scienziati? Ci sono parecchi tentativi di risposte, direi, oggi in giro a questa domanda, nessuna delle quali è pienamente soddisfacente. Presumibilmente bisognerebbe tentare di, come dire, di dividere un po' questa famiglia di nozioni che sono state tutte quante associate al metodo, cioè metodo come garante di verità, metodo come garante di razionalità, metodo come garante di progresso. E cioè trovare qualche altro strumento che non sia la vecchia metodologia per cercare di capire almeno la razionalità scientifica, come funziona la razionalità scientifica, senza presumere di farla figlia di una di alcune norme fondamentali che sono norme della ragione, norme del metodo e così via. Ma che quali conseguenze questo abbia è una questione tuttora aperta, perché appunto se il metodo non esiste più, e non esiste più nel senso di cui si diceva prima, e allora che ne è, ad esempio, del progresso scientifico? Sì, d'altra parte l'impressione è che il progresso scientifico sia un fatto, in un qualche modo, cioè cercherei di spiegarmi, che l'impressione è che noi abbiamo, e penso che l'abbia sia lo scienziato sia anche in una forma distorta l'uomo della strada, è che noi oggi ne sappiamo un po' di più di quanto se ne sapeva dell'Ottocento o quanto se ne sapeva nel Cinquecento o ai tempi di Aristotele. Può darsi che questa sia un'illusione. Può darsi che invece sia un dato di fatto di cui non riusciamo a dare una spiegazione di diritto particolarmente convincente. C'è un aspetto che secondo me è abbastanza innegabile,
e che sposta un po' la questione, ma non tanto. Cioè, c'è il fatto che la scienza ha una doppia faccia, direi. Una è quella che si chiama abitualmente del conoscere, del rappresentare, del dare immagini del mondo, e poi c'è anche quella dello sperimentare e dell'intervenire. Ora, senza dubbio, io non penso che si debba ricondurre tutta la scienza a tecnologia e quindi attività pratiche di successo. Resta il fatto però che una componente molto forte dell'impresa scientifica ha a che fare con questa dimensione. Allora, a me sembra che la filosofia della scienza, specialmente in questi ultimi 40 anni, ma ci sono già degli illustri antecedenti tra le due guerre, penso a Ludwig Fleck, per esempio, ma penso a teorizzazioni più recenti come quelle di Kuhn o di Hanson o certe cose dello stesso Feyerabend. Filosofia della scienza ha molto insistito sul fatto che persino le nostre osservazioni più neutre sono imbevute di teorie, o se non sono imbevute di teorie sono addirittura imbevute di cosmologie, metafisiche profonde, interpretazioni latenti, conoscenza tacita, eccetera. Tutto vero, tutto vero. Ma non si potrebbe anche rovesciare il guanto e domandarsi quanto le teorie sono imbevute o hanno a che fare con i fatti? Ecco, mi sto domandando questo perché è forse possibile riformulare una nozione, non vogliamo chiamarla di progresso, vogliamo chiamarla di crescita semplicemente, dell'impresa scientifica, che permette di svincolare la nozione di crescita dalla presenza o assenza del metodo. Cioè vedere la crescita della conoscenza come un arricchimento progressivo delle procedure di investigazione della natura. O in altri termini, grandi cambiamenti concettuali o anche grandi cambiamenti tecnologici non sono qualcosa che vanno spiegati da una razionalità una volta data per sempre, ma sono manifestazioni progressive della razionalità stessa, e quindi conoscerle, in questo senso la storia della scienza e della tecnologia sono veramente importanti, diventa un modo di conoscere la ragione in atto. Non so se tu sei d'accordo o no, ecco, sì, su una definizione di questo. Ho qualche genere. Problema a questo uso della tecnologia per rendere conto del progresso della scienza. In un certo senso è un riferimento ovvio, scontato, cioè vale per tutti, insomma, ne sappiamo di più, ed è tanto ovvio che ne sappiamo più oggi che ieri, più noi che Galileo che Aristotele, perché noi manipoliamo meglio la natura di quanto non facessero loro. Possiamo andare sulla Luna e tornare, possiamo manipolare i geni, far nascere degli individui con il sesso predeterminato, magari un giorno con il colore degli occhi predeterminato, forse con l'intelligenza, non so. E questo è ovvio che c'è una manipolazione, cioè se la scienza è potenza, noi abbiamo più potenza di quanto non l'avessero altrove. Ora, questo rende, direi, palpabile, evidente, visibile, sotto gli occhi di tutti, quello che si chiama il progresso scientifico. Ma la questione che vorrei porre è questo, cioè se il ricorso alla tecnologia che rende così visibile, così evidente il progresso scientifico è sufficiente dal punto di vista teorico, perché quando si dice progresso scientifico, perlomeno nella concezione tradizionale dell'idea di progresso scientifico, è che la teoria che è venuta dopo è una teoria che è migliore della precedente perché contiene un maggior contenuto di verità, è più vero, è più prossimo al vero. Cioè progresso scientifico tradizionalmente implica l'idea che si sanno più cose e che si sanno anche più cose non solo dal punto di vista quantitativo ma qualitativo, cioè più in profondità, ci si avvicina di più alla struttura della ultima del mondo, della natura. Noi oggi certamente, lo dicevamo prima, abbiamo più potere sulla natura perché possiamo andare sulla Luna e tornare. Ma quello che è interessante mostrare, credo, che noi andiamo sulla Luna e torniamo sulla base di un certo insieme di conoscenze, di leggi fisiche fondamentali, che sono tutto sommato le leggi di Kepler o le leggi di Newton. Cioè noi facciamo una cosa sulla base, andare e tornare sulla Luna, sulla base di un insieme di conoscenze fisiche che dal punto di vista teorico sappiamo essere, se non false, fortemente limitate, approssimate. Allora, torno alla mia questione, ma è vero che la tecnologia ci rende palpabile e evidente il progresso, ma possiamo usare la tecnologia per dire, beh, c'è progresso in questo senso teorico, cioè
la teoria su cui la tecnologia è stata costruita è, per il fatto che vi si è costruita una tecnologia sopra, la teoria necessariamente migliore, oppure potrebbe essere anch'essa una teoria falsa? E se fosse anch'essa falsa, che senso avrebbe dire che questa realizza un progresso? Sì, questo mi sembra una buona obiezione a tutte le impostazioni che fanno del successo pratico, e nella fattispecie del successo tecnologico, un criterio per dire quale delle teorie è la migliore in un pool, in un insieme di teorie rivali. Ma io mi sto domandando se il riferimento alla fatticità dell'impresa scientifica vada utilizzato in questo senso o non vada utilizzato in un senso più sottile. Prendiamo come l'esempio del razzi sulla Luna e in generale dei viaggi interplanetari. È vero, si può sostenere che la tecnologia di base di questo tipo di operazioni si fonda sulla meccanica newtoniana, sulla meccanica classica. Mentre noi sappiamo che ci sono alternative alla meccanica classica che la comunità scientifica oggi ritiene molto più pertinenti alla spiegazione dei fenomeni naturali. Diciamo lo schema relativistico, per esempio. Ecco. Io mi domando questo, ma non è che noi pensiamo di decidere una controversia ipotetica tra relatività e tradizione della meccanica classica con la tecnologia? Però c'è un elemento che mi sembra importante in più, e l'elemento è questo. Anche se ci mettiamo dal punto di vista dello scienziato relativistico, noi riusciamo a spiegare perché si va sulla Luna, e dirò di più, ma riusciamo anche a spiegare perché con lo schema newtoniano si ha successo tecnologico. Quindi vorrei dire questo, quando io parlo di interesse tecnologico nell'impresa scientifica, intendo piuttosto il fatto che elementi tecnologici pongono nuovi problemi all'impresa scientifica, alla spiegazione scientifica, più che, diciamo così, danno delle certezze pratiche che distruggono il dibattito teorico, che chiudono il dibattito teorico. In questo senso... Vuol dire che non intendi usare la tecnologia, quindi la nostra padronanza e dominio della natura, dal punto di vista tecnologico, come un criterio del progresso, sì, ma piuttosto come una specie di indizio. Cioè ecco, esattamente. Io ho la sensazione che sia mal posto il problema del criterio del progresso. Cioè che sia mal posto il problema, dateci un insieme di criteri una volta per tutti fissati con i quali noi tra due teorie decidiamo quale è la migliore. Perché la mia sensazione è che questo tipo di scelta tra teorie non si possa decidere con dei criteri. Vorrei farti a conclusione questa domanda. Abbiamo percorso una specie di calvario della metodologia, nel senso che siamo partiti illustrando dei progetti molto ambiziosi, cioè delle funzioni, degli scopi del metodo, delle garanzie che il metodo avrebbe dovuto fornirci, e ci siamo trovati a mettere in questione alcune idee tradizionali come la verità, la razionalità o il progresso, o perlomeno a tentare altre vie che non sono propriamente vie nel senso metodologico stretto. E la domanda che vorrei farti allora è un po' ritornare all'origine di questa conversazione, cioè siamo partiti dicendo che il rapporto all'origine scienza-filosofia si era caratterizzato per due aspetti principali, cioè l'aspetto del fondamento e l'aspetto della metodologia. Abbiamo visto che il primo aspetto fu, dopo un po' di tempo, abbandonato, e la metodologia oggi ha questo stato di crisi. Beh, la domanda che viene spontanea è che cosa fa oggi il filosofo, cosa dovrebbe fare oggi il filosofo di fronte alla scienza? Se non diventare esso stesso uno scienziato, il che è un suicidio come filosofo, o tacere dell'una e dell'altra questione da cui era partito, che è di nuovo un suicidio come filosofo. Sì, il rischio è quello che tu dici, che lo scienziato diventi così, diciamo, vittorioso e invadente, non tanto nelle giustificazioni quanto nel successo indiscutibile, che il filosofo o tace o si traveste da scienziato anche lui, con esiti spesse volte discutibili perlomeno. Anche direi discutibili non soltanto a livello psicologico, ma anche a livello di civiltà. Questo è proprio un vicolo, secondo me, senza uscita. E io non so se sei tu, una risposta, una ricetta per uscirne. Forse c'è un punto, però, che a me sembra non minore, piuttosto importante.
Uno grande fisico, se non sbaglio il premio Nobel, Glashow, sostiene che quando Voltaire qualche ispirazione la trae non dalla filosofia ma dai romanzi di fantascienza, cioè è una battuta evidentemente, no? I romanzi di fantascienza sono più divertenti, stimolanti e interessanti delle lucubrazioni dei filosofi. Però non potremmo pensare che i filosofi sono stati o sono in molti casi dei particolari autori di fantascienza. Cioè, io non dico di leggere la critica di Giampura di Immanuel Kant come se fosse il pianeta proibito o qualche altro testo del genere, però mi sto domandando se l'immaginazione filosofica non sia qualche cosa che fa all'improvviso capolino negli interstizi dell'impresa scientifica. Cioè mi domando cosa sarebbero, o se ci sarebbero, lavori come quelli, non so, di Einstein, di Bohr, di Heisenberg, o per venire più vicino a noi, lavori come quelli di Thom o di Prigogine e via discorrendo, io cito poi quelli che sono più familiari, totalmente a caso, se non ci fosse stato un insieme di riflessioni filosofiche, di paesaggi concettuali che anche i filosofi hanno contribuito a disegnare, magari con delle domande apparentemente ingenue, magari riproponendo un problema che io chiamerei un problema di intellegibilità. È vero, abbiamo una serie di risultati che funzionano, abbiamo delle macchine che ci fanno in un qualche modo, tra virgolette molto, percepire l'infinitamente piccolo, il molto piccolo delle particelle elementari. Abbiamo dei calcoli che ci permettono di prevedere e quindi intervenire. Ma secondo me l'esigenza di fondo di intellegibilità non è finita, non è chiusa. Ecco, nell'esigenza di intelligibilità, cioè nel domandarsi ma perché funziona tutto questo, che senso ha tutto questo, ecco, questa domanda, questo bisogno di senso, secondo me, non si può cancellare dalla stessa impresa scientifica, perché se anche lo si cancella con una forma di positivismo o di strumentalismo più o meno rigido, poi dopo la domanda di senso riemerge nelle parole degli stessi scienziati. Però magari tu la pensi in maniera piuttosto diversa. No, io ho fatto retoricamente la domanda per evitarla a me stesso, perché effettivamente è un problema difficile. Non voglio negare naturalmente che non ci sia più spazio per il filosofo, questa era soltanto una battuta, c'è molto spazio, ma certo che dobbiamo ammettere, credo onestamente e anche con un grande rammarico e qualche volta anche con qualche crisi personale, professionale, che una certa attività, un certo modo di intendere la filosofia di fronte alla scienza oggi non è più possibile. In altri termini, non possiamo più pensare al filosofo della scienza come una specie di gendarme che impedisce alla scienza di degenerare verso altre forme di esperienza che non sono più rigorosamente scientifiche, e neppure a una specie di medico che cura la scienza e la porta verso le magnifiche sorti progressive. Non abbiamo più un ruolo professionale definito, direi che questo va necessariamente ammesso, riconosciuto, però non vuol dire che non esiste più un ruolo, uno spazio per la filosofia. Può anche darsi che, ma è inutile fare opere di divinazione, che un giorno si ritornerà alla filosofia naturale, e cioè alla incorporazione anche professionale della filosofia dentro la scienza, ma quel giorno sarà magari il suicidio professionale di qualche filosofo, avrà perso la cattedra, questo sarà poco male, ma non sarà il suicidio della filosofia nei confronti della scienza, sarà semmai un arricchimento ulteriore della scienza ad una dimensione che non è più strettamente scientifica e che abbiamo visto proprio grazie alla filosofia essere non più rigorosamente fondata su esperienze, su osservazioni, ma su altre cose ancora. Il futuro dirà quale di queste strade ci riserverà.